Buongiorno a tutti. Era da tanto tempo che desideravo ripetere, tanto tempo fin quando, da quando ero bambino praticamente, desideravo ripetere l'esperimento di Guglielmo Marconi. Io l'ho detto in tanti video, da bambino mi piaceva la tecnologia, le invenzioni, eccetera, eccetera, e quindi sono andato avanti così per tutta la mia vita e la passione mi è rimasta. Soltanto che certi esperimenti, seppur facili e seppur a suo tempo furono fatti da persone molto giovani, come appunto Marconi, in realtà non è proprio facile perché era difficile trovare le notizie precise per poterli ripetere. Oggi invece con la rete, bene o male, possiamo riuscire a ritrovare queste notizie molto agevolmente e ripeterli, adattandoli alle nostre esigenze, questi esperimenti. Ora, per fare l'esperimento di Marconi, il primo passo è costruire un coesore, un coherer, che è questo trappolino qui che ho costruito. Praticamente è il sensore che ci permette di rivelare la presenza di onde elettromagnetiche. Questo cosino, che fu inventato da un italiano di cui in questo momento non mi sovviene il nome, ma per il mondo in realtà l'ha inventato un americano. Funziona sempre così: gli italiani inventano e gli altri poi se ne accaparrano. E praticamente, nella sua versione originale, era composto da un tubo di vetro piccolo, un tubicino, due elettrodi e in mezzo una polvere metallica. Ora, la polvere metallica che all'epoca veniva utilizzata era il nickel, generalmente, ma dice che funzioni bene anche con la polvere di rame, di alluminio ed anche addirittura di ferro. E polvere, o sarebbe meglio dire limatura, di metallo. Questo strumento ha, seppur così rozzo, ha una grande caratteristica. Nel momento in cui viene investito da un'onda elettromagnetica, comincia a condurre. Normalmente il coherer, se è costruito bene, è in isolamento perfetto, quasi perfetto, insomma. Per dirla in termini giusti di elettricità, di elettronica, ha un'impedenza elevata, molto 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 elevata, e praticamente non passa la corrente morale della fauna. Ora io ho fatto questo coesore utilizzando due bulloni e il tubetto di una penna. Facciamo così. Allora, lì sullo strumento, praticamente qua, vedete questo onometro, misura la resistenza. Vedete che praticamente è elevata. Praticamente non conduce. Allora, per finire la presentazione su come ho costruito questo strumento, ho utilizzato una penna di questo tipo perché mi dispiaceva rovinare questa bic che è nuova. Quest'altra da vecchia. Praticamente all'interno ho messo questa limatura. Questa limatura, siccome non volevo utilizzare la limatura di ferro, perché quando la si lima alle volte si magnetizza il ferro, ho trovato questa vecchia resistenza di una vecchia stufa e ho limato questa qui. Un'altra l'ho proprio ridotta veramente male. Guardate qua. E questa, a forza di limarla, addirittura l'ho limata con una raspa. Praticamente ho ottenuto questa limatura qua, che suppongo sia una lega di nickel, perché generalmente le resistenze vengono fatte con lega di nickel. Ed ecco qua, allora, all'interno praticamente c'è la limatura, purtroppo lo vedrete sfocato, e agli estremi ci sono questi due bulloni, che sono degli M6, che attraverso un phon ho dovuto riadattare praticamente. Poi vedrete i passaggi costruttivi dopo. E in mezzo praticamente c'è la limatura, qui i due elettrodi e la limatura. Ora, questa limatura qua però non deve essere pressata, perché se la pressiamo praticamente comincia a condurre normalmente, come se fosse un conduttore classico. Invece no, deve stare a un livello di pressione tale che, ho fatto svariate prove purtroppo, e normalmente non conduce, ma poi quando è il momento conduce. Quando è il momento? Quando viene investito da un'onda elettromagnetica. Ora, l'onda elettromagnetica, facciamo una scintilla, la scintilla la facciamo con un piezo.
Ecco qua. Con un colpetto si rimette a posto.
funziona.